Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Entro il prossimo 30 novembre, per legge, dovrà essere approvato il bilancio di previsione del 2013 del comune di Crotone, ma non c'è ancora nessuna discussione in merito. Ne parliamo con il capogruppo della PDL, Vincenzo Camposano. Entro il 30 di novembre il Comune di Crotone dovrà approvare il bilancio preventivo del 2013. L'anno è quasi finito, ma la colpa non è del Comune perché con tutte queste leggi, con questi interventi finanziari fatti dal governo, i comuni sono entrati nel pallone. E a giusta ragione, voglio dire, senza volerli giustificare. Però il problema qual è? Che oggi ne abbiamo 4 di novembre, a distanza di 26 giorni. I consiglieri comunali non si sono ancora, non hanno visto ancora le carte, non si sono occupati del bilancio, non sanno niente di come sarà questo bilancio. Di un anno che tra l'altro sta per finire. Sì, è proprio così. Lei ha centrato come al solito l'argomento. Ma intanto ci sono una serie di cose che vanno chiarite. Quello che si andrà a approvare entro, diciamo, il 30 novembre, comunque penso durante questo mese di novembre, sarà il bilancio preventivo, cioè quello che l'amministrazione avrebbe dovuto presentare all'inizio dell'anno, credo, insomma, Ma credo che siano tutte le Eh sì, amministrazioni o in questo comunque stato. nei primi mesi dell'anno, insomma, per dire questo è il nostro programma, lo realizziamo spendendo i nostri soldi in questo modo e quindi da qui in avanti l'amministrazione si doveva occupare ecco, di programmare, di realizzare quello che era previsto dall'amministrazione. È vero quello che dice lei, cioè che tutte le amministrazioni sono in questa situazione perché c'è stata una normativa nazionale che ha portato e che sta continuando a portare ancora. Che consente pure di fare Sì, questo. ancora oggi molte modifiche, tanto è vero che consente di poter apporre il bilancio preventivo entro addirittura novembre. Quindi più che un bilancio preventivo, credo si debba parlare ormai di un bilancio preventivo barra consuntivo, Consuntivo più perché è che chiaro che non c'è più niente da altro. Il fare. problema è però che voi non Però sapete niente. no, secondo me con un poco di buona volontà si poteva anche sopperire diversamente, e mi spiego. Cioè è vero che ci sono tutte queste leggi, queste normative che hanno dilatato i tempi di approvazione del bilancio, però se l'amministrazione marzo, aprile, dico anche maggio, aveva già le idee chiare su quello che voleva fare, un bilancio lo poteva portare lo stesso, lo approvava lo stesso e poi nei mesi successivi avrebbe fatto delle modifiche, avrebbe fatto delle variazioni, avrebbe fatto un Le assestamento di variazioni bilancio. di bilancio Le adesso. variazioni, l'assestamento, cioè, ci sono tanti strumenti che poi durante l'anno possono portare un'amministrazione a correggere il tiro, quindi con variazioni, con assestamenti di bilancio. Tutto questo non è stato fatto. Si poteva fare, ma non è stato fatto. L'altra vicenda è che noi ovviamente in Commissione Bilancio stiamo aspettando la documentazione che ancora non arriva e che speriamo che arrivi al più presto per poterla visionare, poterla valutare e poi eventualmente dare anche un nostro giudizio in Consiglio Comunale quando sarà portato il punto. Siamo agli inizi di novembre, ancora non abbiamo visto nessun tipo di documentazione. Mi auguro che anche il Presidente della Commissione Bilancio, che è una persona molto attiva, si faccia promotore a nome di tutti quanti noi per poter visionare questa documentazione al più presto possibile e poter cominciare a dare un giudizio sull'attività dell'amministrazione. 4 aeroporti in Calabria è pura follia, è quanto dichiara tra l'altro in un'intervista al Corriere della Calabria Vito Riggio, presidente nazionale dell'ENAC. 4 aeroporti in Calabria è pura follia. Lo ha detto nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Calabria, al giornalista Antonio Ricchio, il presidente dell'ENAC nazionale Vito Riggio. Vito Riggio, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha fatto piena luce su quello che dovrebbe essere la situazione degli aeroporti. Per esempio, dice che sul sondaggio fatto a Crotone per conto della Regione Calabria, proposto dalla vicepresidente Antonella Stasi, presentato a Crotone dalla vicepresidente Stasi, con il quale si chiedevano la disponibilità a finanziare ai cittadini, si chiedeva la disponibilità a finanziare l'aeroporto Sant'Anna, che cosa dice Riggio?
un sondaggio in cui viene chiesto ai crotonesi da autotassarsi per Sant'Anna, è la prima volta che ne sento parlare e francamente non so nemmeno di cosa si tratti né a quali leggi si faccia riferimento. Insomma, secondo Riggio, che è un'autorità importante nel campo degli aeroporti, secondo Riggio a Crotone è stata fatta una cosa che non è prevista da nessuna legge. Secondo, sempre a proposito di Crotone, il governatore Scopelliti e la sua vice Stasi hanno invocato pubblicamente l'intervento dell'ENAC per fare ripartire le attività dell'aeroporto. Che cosa scrive Ricchio? Di fronte a questa domanda, il presidente dell'ENAC, Riggio, fa una prolungata risata. E cosa dovrebbe fare l'ENAC? Non mi pare che non sia stato fatto qualcosa che era nelle nostre possibilità. Qui il criterio è molto semplice da capire. O gli aeroporti si mettono in rete o non sono sostenibili con le proprie gambe, salvo di fare un investimento importante su quel determinato aeroporto. Sa com'è? I miracoli sono il sale della vita. E chi dovrebbe... E pensare che il piano regionale dei trasporti ha addirittura previsto l'attivazione di quattro aeroporti calabresi, del quarto aeroporto calabrese, quello di Sibari. Siamo alla pura follia, risponde il manager dell'ENAC, a meno che non arrivi l'emiro di turno e si accolli tutte le spese per la costruzione e il mantenimento in vita della struttura. Mi viene da dire che il piano regionale dei trasporti a cui lei si riferiva altro non è che un mero auspicio, senza gambe sulle quali camminare. Lo stato di isolamento della Calabria, che è reale, non si recupera con le scorciatoie, ma costruendo le strade e completando la Salerno-Reggio Calabria. Insomma, dice il giornalista Sibari, può riporre le sue speranze nel cassetto. Ma ci decidiamo a capire che gli aeroporti, risponde il presidente dell'ENAC, sono delle macchine mangiasoldi che sono soltanto un rimedio illusorio. Quindi, secondo Riggio, avrebbe difficoltà a stare aperto, non aprire quello di Sibri, ma stare aperto anche quello di Crotone, mettendolo in rete si può in qualche modo dare qualche risposta. Al momento questo aeroporto quindi ha sempre più difficoltà, è sempre più chiuso, nonostante la notizia che per qualche mese, visto che alla mezza terme sarà chiusa una pista, si appoggeranno su Crotone, ma è solo una questione momentanea. Di fatto, secondo quello che dice un'autorità nazionale di grande prestigio, l'aeroporto di Crotone non può vivere senza soldi. L'acqua è poca e la papara non galleggia. Politica locale: è passato più di una settimana dalle primarie del PD nella provincia di Crotone per eleggere il segretario provinciale del partito, ma c'è ancora incertezza sui risultati. Si è concluso il congresso del Partito Democratico, quello provinciale. Sto dicendo una fanfoneria, come direbbe il commissario Montalbano, perché non è vero che si è concluso sulla carta, ma ancora il congresso del Partito Democratico Provinciale della provincia di Crotone non si è concluso. Intanto vediamo quali sono i risultati a cui è pervenuta la commissione provinciale di garanzia. Sono dati estrapolati dai verbali. Arturo Crugliano Pantisano avrebbe ottenuto 2.560 voti, pari al 38,5% e 51%. E Laurenzano, Michele Laurenzano, sindaco di Strongoli, 2.535, quindi ci sarebbe uno scarto tra i due di 25 voti, avrebbe ottenuto 38,14%. L'altro candidato, Giuseppe Dell'Aquila, avrebbe ottenuto 1.551 voti, pari al 37%. Hanno partecipato al voto, questo lo diamo per certo, 6.646
elettori. Secondo una prima stima fatta dalla Commissione, così, se questi dati dovessero trovare conferma, perché parlo col condizionale, perché ci sono dei ricorsi. Il persone vicino a Laurenzano infatti dicono che ci sono stati degli brogli, dei brogli, presunti brogli, secondo quello che dicono loro, tant'è vero che hanno presentato anche un ricorso contro questi dati, contro la stessa attività della commissione provinciale. Perché? Perché prima che siano stati resi noti i dati, uno della commissione, il rappresentante di Laurenzano, si è dimesso, Paolo Cirillo, che era stato nominato da Laurenzano a rappresentarlo, si è dimesso. E siccome è una commissione paritetica, se uno si dimette rappresentando l'uno, gli altri devono aspettare che sia stato nominato un altro rappresentante. Invece, sempre secondo quello che dicono le persone vicine a Laurenzano, nell'entourage di Laurenzano, Paolo Cirillo non è stato sostituito e quindi si è andato a fare le operazioni, a concludere l'attività di scrutinio senza che la commissione paritetica fosse al suo completo. Tra l'altro dicono che sono stati fatti dei brogli, perché ci sono dei conti che non tornano, per esempio i 110 voti presi alle Castella dal candidato Pantisano e i voti attribuiti al congresso di Pallagorio, che secondo i rappresentanti della lista Laurenzano questo congresso non si sarebbe nemmeno celebrato, sarebbero stati assegnati sulla carta. Quindi ecco perché parlavo al condizionale. Adesso, se questi voti comunque, se i dati resi pubblici dalla commissione dovessero essere confermati anche dopo i ricorsi, quanti seggi? Anche qui c'è poca chiarezza. Allora, alla prima stesura sono stati assegnati 65 voti a Pantisano, 37 voti a Dell'Aquila e 48 a Laurenzano. Anche qui le persone vicino a Laurenzano dicono: ma com'è possibile 48 seggi, stiamo parlando dei seggi, se la differenza tra Pantisano e Laurenzano è di 25 voti, come fanno ad assegnarsi 17 seggi in più in prima stesura? Ci dovrebbe essere pochi seggi. Noi non vogliamo entrare nel merito del meccanismo, che è una trappola, non ci vogliamo entrare. E comunque, anche se fossero stati assegnati questi seggi, poi ci dovrebbe essere il conguaglio, chiamiamolo così ci siamo capiti. Quanti seggi nel riequilibrio devono essere assegnati? E anche qui c'è un punto interrogativo. Alcuni dicono 9, altri dicono 16. Da 9 a 16. 9, tutti assegnati a Laurenzano, perché Pantisano e Dell'Aquila resterebbero il primo con 65 seggi, il secondo con 37. Quindi il riequilibrio avverrebbe solo su Laurenzano. Se ne vengono assegnati 9, Laurenzano arriverebbe a 57, se invece a 57, se invece ne vengono assegnate tutte e 16, arriverebbe a 64. Quindi 65 Pantisano, 64 Laurenzano e 37 a Dell'Aquila. Sono tutti ancora dati che non sono certi, perché ci sono molti ricorsi, perché alcuni sono sostenitori di una procedura, altri di altri, e il Partito Democratico, questo congresso del Partito Democratico, è ancora tutto nel pallone. Parliamo ancora delle primarie del Partito Democratico, ci chiediamo quale sia la posizione del primo cittadino di Crotone, Peppino Vallone. Con quale area del partito si schiera il sindaco della città capoluogo Peppino Vallone? È una domanda che si stanno ponendo in tanti. In un'intervista rilasciata a noi qualche giorno fa, lui ha fatto intendere che è pronto per passare
con l'Aria Renzi a livello nazionale, con l'Aria Renzi. E questa ipotesi che ha paventato, senza dirla, senza sciogliere il nodo, deve sciogliere un nodo, trova conferma perché subito nei giorni scorsi è andato a Roma il sindaco insieme ad Arturo Cugliano Pontesano e a Giancarlo Devona, che sono andati a fare a Roma, sono andati a incontrare il referente nazionale della lista Renzi, Lotti, con Lotti sono andati a concordare le procedure per il passaggio del sindaco Vallone nell'area Renzi. È una cosa importante perché se il sindaco passa nell'area Renzi significa che quest'area, come dire, cresce di rappresentanza rispetto al passato. Bene, ci passa quasi tutta l'amministrazione, i gruppi consigliari, gran parte dei gruppi consigliari, e cresce sicuramente di importanza. Però questa decisione di andare a incontrare Allotti fa a pugni con un'altra cosa che ha fatto Vallone. Vallone, il giorno che è andato a Roma, il giorno prima ha rilasciato al giornale, al quotidiano L'Ora di Calabria, un'intervista sostenendo che il suo candidato per la segreteria regionale potrebbe essere Mario Oliverio, il presidente della provincia di Cosenza, che è contro Renzi. E allora, con chi è? Con Renzi o contro Renzi? Sono miracoli della politica, sono i miracoli che fanno probabilmente coloro i quali provengono dall'ex Democrazia Cristiana, perché Vallone proviene dall'ex Democrazia Cristiana. Nell'ex Democrazia Cristiana, io lo ricordo, molti erano in bilico tra uno, due o tre correnti del partito, e quindi probabilmente gli ex democristiani pensano a un Partito Democratico come una riproposizione della vecchia Democrazia Cristiana. Un operaio di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti della moglie. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare. L'operaio in diverse occasioni ha aggredito e picchiato la moglie. Nel luglio scorso l'ha anche minacciata con un coltello, picchiandola con calci e pugni. Dopo l'ennesima aggressione la donna ha deciso di denunciare il marito. Oggi, 4 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale della Festa delle Forze Armate, la Prefettura di Crotone ha promosso questa mattina le celebrazioni che hanno preso il via con il raduno in Piazza della Resistenza. Nelle prossime edizioni vi proporremo un ampio servizio. Onore ai caduti! Monteroni in provincia di Lecce e Cutro uniti dalla devozione per il Santissimo Crocifisso. Allora, dottor Paolo Pagliaro oggi ha ricevuto il titolo di ambasciatore dell'associazione. Un messaggio ai cittadini della Calabria e di Cutro in particolare. Beh, la Calabria intanto io sono legato particolarmente perché mio padre è calabrese, io mi sento mezzo calabrese, ne sono fiero e orgoglioso, non perdo occasione per sottolinearlo.
Il messaggio è che i valori del crocifisso, che è l'icona in assoluto della fede cristiana, sono valori che vanno assolutamente proposti e rilanciati. Oggi c'è molto bisogno di Cristo e che i suoi valori possano diventare quello che sono sempre stato per la gente che vive ogni giorno in tante difficoltà, un riferimento di fede e di speranza. Quello che noi volevamo oggi confermare in questa nostra presenza, grazie a chi ha pensato di voler inserirci in questo splendido percorso di valorizzazione delle città che rappresentano, diciamo, il crocifisso, è quello del valore della difesa del territorio. Noi col nostro lavoro costantemente cerchiamo appunto di difendere, valorizzare e se necessario anche denunciare le cose che non vanno. Lo spirito è quello di chi ama profondamente questa terra che, così come tutto il Sud Italia, meriterebbe molto ma molto di più. Assessore, ormai Cutro da due appuntamenti è diventata la regina dell'associazione, l'ultima arrivata ma è protagonista alla grande in questo progetto. Ma è chiaro che se un comune, se un'amministrazione come quella di Cutro decide di aderire a un'associazione che promuove quelle che sono le caratteristiche non solo diciamo artistiche ma anche religiose di un territorio, l'amministrazione e la politica in genere deve fare la sua parte. Cutro decide di aderire all'associazione e lo fa in un momento storico particolare del nostro paese. Speriamo che dall'unione di questa diciamo, croce che ci diciamo, unisce in qualche modo all'insegna della fede, da qui possa scaturire un percorso che ci faccia conoscere sia dal punto di vista turistico, religioso, che dal punto di vista artistico delle nostre bellezze che abbiamo lì a Cutro. Lino Guido, sindaco della città di Monterone, una città universitaria alle porte della città europea di Lecce, ospita ormai da 3 anni questo percorso dell'Associazione del Crocifisso. Un messaggio ai cittadini della Calabria, di Cutro e diciamo a tutti gli operatori del web. Sì, intanto il saluto più caloroso ai cittadini di Cutro, che tra l'altro alla città di Cutro, ai cittadini che abitano a Cutro, ma soprattutto poi ai tanti cutresi che abitano un po' in giro per l'Italia. Io ho fatto l'università anche a Modena e molti amici di Cutro li ho conosciuti verso Reggio Emilia, quindi mando un saluto anche a loro sperando che possano vedermi. Ecco, noi abbiamo avuto, io fin da ragazzo ho sempre avuto un contatto epidermico con la Calabria, che dove sia delle zone più belle d'Italia e più affascinanti. Ecco, noi con questa associazione l'intento è quello proprio di rinsaldare i rapporti con le comunità e di creare, partendo da un culto che ci accomuna, ognuno nelle sue forme, nelle sue statue, nelle sue tradizioni, che è il culto della croce, credo che partendo da quello si possano avviare poi dei percorsi virtuosi anche di sviluppo del territorio. Ecco, il mio augurio è che si possano essere degli interscambi, parlavamo prima di far esibire le bande di queste città nei rispettivi territori ed altre iniziative anche di tipo commerciale, che possano dare anche qualche occasione ai nostri imprenditori e soprattutto dare delle occasioni di sviluppo e di lavoro ai nostri giovani. E con questo auspicio che io intanto ringrazio la delegazione che è venuta, porgo il saluto più sentito al sindaco come rappresentante dell'intera città e dell'amministrazione comunale, vi aspettiamo in ogni occasione noi faremo un grandissimo invito, la vostra presenza sarà più che gradita. Quindi con questo auspicio io saluto i cittadini di Cutro e spero che Monteroni e Cutro, insieme con le altre città dell'Associazione del Santissimo Crocifisso, rinsaldino questi rapporti di sana amicizia. Auguri a tutti.
Calcio nell'incontro della 12ª giornata del campionato di Serie B, termine in parità la sfida all'uscita tra Crotone e Novara al termine di una gara condizionata anche da discutibili scelte arbitrali. È il Crotone a passare in vantaggio al 9° minuto del primo tempo con un gol di Abruzzese, vantaggio che dura soltanto un minuto, al 10° infatti arriva il pareggio del Novara con Lazzari. Nel secondo tempo il Novara a passare in vantaggio nuovamente con un gol di Lazzari al 24° e poi arriva il pareggio del Crotone al 28° con Bernardeschi espulso al 39°, Krisetic del Crotone per doppia ammonizione. Vi proponiamo come di consueto le interviste del dopopartita. Direttore, tutto sommato un pareggio che non si può buttare via, visto e considerato le cose come si erano messe. Certo, certamente, meritavamo di vincere. La squadra ha fatto una partita, secondo me, la migliore partita di quest'anno. Presa straordinaria, intensità, tecnica, su tutto. Abbiamo preso un palo, una traversa, in 10 uomini per non so quanto. Però sono orgoglioso di questa squadra. Oggi veramente è stata straordinaria. Un Crotone che lascia parlare di sé, il merito è tutto suo. Il merito di tutti, incominciando prima dalla dirigenza e poi i giocatori, tutto l'ambiente. Abbiamo una squadra quest'anno che dal lato tecnico sono dei ragazzini, come li chiamo io, molto ma molto importanti, che faranno sicuramente una grandissima carriera. Carpi, Varese, poi Avellino in casa, un bel trittico di partite. Sì, ma noi giochiamo partita per partita. Quindi andiamo a Carpi e cerchiamo di ottenere il massimo. Quindi, come gli ho detto io oggi, prima della partita, ragazzi, sono 31 finale, adesso sono 30. Ci dobbiamo giocare ogni partita in una finale. Qual è il suo sogno nel cassetto, direttore? Sogno di tutti i crotonesi, arrivare in Serie A. Il mio sogno è questo, ma con il lavoro, con... cercando di sbagliare il meno possibile, secondo me si arriverà. Siamo arrivati alla 12ª giornata di andata, la squadra che l'ha impressionata di più? Ma la squadra che mi ha impressionato di più è stato il Lanciano. Lanciano perché qui da noi ha fatto una grandissima partita, squadra scorbutica, squadra proprio la tipica squadra di Serie B. Le altre squadre sinceramente le abbiamo messe tutti sotto. Tutto sommato il pareggio non è da buttare via per il Novara, visto e considerato le cose come si erano messe. No, assolutamente, abbiamo affrontato oggi una partita difficilissima, io penso, lo dico con grande sicurezza, che questo è l'avversario più forte che abbiamo affrontato quest'anno. Il Crotone veramente era, se mi passate il termine, una squadra infervorata oggi. Ha trovato mille risorse, sono stati bravissimi, hanno giocato con coraggio anche quando si sono trovati in inferiorità numerica. Noi che veniamo da un momento difficile credo siamo riusciti a comunque far bene sotto il punto, dal punto di vista della sofferenza, perché la squadra è riuscita a rimanere a galla in un momento molto difficile della partita, dove invece fino a qualche settimana fa andava in grandissima difficoltà. Siamo riusciti a rimanere in partita, poi grazie a una prestazione maiuscola di Lazzari siamo anche riusciti a portarsi in vantaggio. Poi alla fine il Crotone ha onestamente meritato il pareggio, perché per tutto quello che aveva profuso durante la partita sarebbe stata immeritata da parte loro la sconfitta. Luca, quali sono i vostri programmi? Il programma innanzitutto rimetterci quanto prima in carreggiata come avevamo fatto all'inizio della stagione. Dobbiamo solamente pensare di proseguirla al meglio, di ritrovare lo spirito di qualche settimana fa, anche se da questo punto di vista abbiamo dei segnali molto molto incoraggianti, anche perché, ripeto, oggi la caratura dell'avversario era veramente elevata, e poi dobbiamo andare avanti per la nostra squadra senza far paragoni con la stagione scorsa, senza pensare alla classifica, e poi penso che riusciremo a far bene. Da un navigatore come te, visto e considerata la tua esperienza, come giudichi questo campionato, il livellato? C'è una squadra leader che possa ammazzare il campionato? C'è il Lanciano che c'ha una marcia in più rispetto alle altre? Il Palermo per organico è sicuramente davanti alle altre.
È un campionato però difficilissimo perché i valori tecnici spesso sono sconfessati poi dall'agonismo, dalla lotta, dalla voglia di soffrire. Io ripeto, il Crotone veramente oggi mi ha fatto un'impressione veramente importante ed è una squadra che secondo me riuscirà a fare un campionato di un certo prestigio, perché veramente dobbiamo fare i complimenti a questa squadra. Si parla molto negli ambienti sportivi della Lega della discriminazione territoriale e dei cori razzisti. Le società multate vengono penalizzate. Condividi questa situazione di far giocare le squadre penalizzate a porte chiuse? Non me la sento di esprimere un giudizio, anche perché per quanto ci riguarda noi abbiamo la fortuna di avere un pubblico eccezionale che sostiene sempre la nostra squadra piuttosto che insultare quella avversaria. Quindi io penso il Novara è una delle poche isole felici da questo punto di vista. Ci ritroviamo un grandissimo pubblico, l'abbiamo visto anche lunedì col Cesena, è un pubblico che non crea problemi di questo tipo e quindi è una questione, potrei dire la mia, ma conta poco in questo caso veramente. Che auguri, Un po' così, però c'è da essere anche in questo momento contenti, perché noi siamo ancora convalescenti, insomma, dobbiamo ancora guarire, c'è preoccupazione nel giocare la palla, c'è un po' di tensione, non c'è quella serenità necessaria nel fare le cose e quindi abbiamo cercato la vittoria ma senza rischiare più di tanto la sconfitta. Come se fosse la vittoria che manca, se non sbaglio, difesa, forse l'impressione di presa più dal punto di vista psicologico che dall'effettiva difesa della squadra, che è una squadra importante. Assolutamente. Assolutamente. Noi è inutile che 2 mesi che non vinciamo, quindi sono 8 partite, sono tante. Abbiamo avuto anche le nostre occasioni, così come oggi, però sicuramente se e quando riusciremo a sbloccarci credo che vedremo un altro Novara. Facevo una considerazione, d'altra parte i numeri, per quanti possono avere un linguaggio valido, sono sempre dei temi. L'anno scorso abbiamo chiuso il girone di andata circa 23-24 punti, se non sbaglio a 22. 22. Adesso siamo all'inizio di novembre, abbiamo 20 punti in classifica, quindi si può guardare al futuro con un certo ottimismo, e d'altra parte dobbiamo anche sottolineare i livelli di questa grande squadra. Sì, sapete che non amo guardare la classifica, ma amo guardare la prestazione della mia squadra. Normale che fa piacere di quello che stiamo facendo. Stiamo dimostrando di avere grandi qualità e oggi secondo me è stata una delle più belle partite che ha disputato il Crotone in questo campionato. Purtroppo non ce la si è potuto giocare come volevamo e voi sapete il motivo. E questo è il grosso rammarico, però sono orgoglioso di questi ragazzi, penso che oggi lo sia di più ancora la gente, perché non era facile giocare 70 minuti 10 contro 11 con questa qualità di gioco e soprattutto non era facile raggiungere il 2-2 dopo essere passati in svantaggio. Quindi una squadra tra virgolette normale contro un'altra squadra che ha avuto un atteggiamento di questo tipo, la partita la perde, no? Fin da ora. Sì, siamo stati bravi magari anche a soffrire, perché a volte si parla, vai avanti, quando ci hanno parlato gli avversari e poi lasci i buchi dietro, quindi è normale che in alcune circostanze ci dovevamo ricompattare, l'abbiamo fatto in modo esemplare con il sacrificio inizialmente di Pietro De Giorgio, poi di Bernardeschi e Bidawi, però quando avevamo la palla abbiamo effettuato grande qualità nelle giocate. E questo è quello che mi tengo stretto per il futuro. Oggi hai avuto la contezza della forza della tua squadra? No, ma io so... Cioè, questa situazione di andare sotto di uomini, no? Ma io so che ho una squadra di uomini veri, di ragazzotti che non mollano mai, che se la giocano fino all'ultimo minuto. Stiamo crescendo perché facciamo tesoro degli errori commessi nelle settimane precedenti, come quella con Lanciano, dove dopo l'1-0 ci siamo buttati in avanti e oggi avremmo preso un'imbarcata se avessimo fatto la stessa cosa sul 2-1. Quindi abbiamo avuto la prontezza e l'accortezza
di compattarci quando non avevamo palla, però quando, ripeto, quando avevamo palla abbiamo avuto grande qualità di giocata. Questa è una partita che va commentata senza guardare il risultato finale, perché se si guarda lo sviluppo di quello che è successo in campo, il Crotone dovrebbe sicuramente essere risarcito dei due punti che non ha avuto, se fosse un risultato tipo box, tanto per noi. La forza del Crotone sembra che direi nel momento in cui si trova maggiormente consolare a stare, non come gioco, come in questo caso, perché si è visto una squadra che proprio in meno, poche volte si vede. No, ma io si è parlato anche prima, no? Secondo me è troppo riduttivo parlare solo di cuore. Io dico che anche in 10 contro 11 abbiamo avuto una qualità di giocata impressionante. Non abbiamo mai mollato. Abbiamo cercato sempre la superiorità sugli esterni, abbiamo cercato la palla filtrante, cose che noi stiamo proponendo giorno dopo giorno. E parlare solo di grande cuore e grande carattere senza e parlare di qualità di questi ragazzi mi sembra un po' troppo riduttivo. Sarebbe stato parlare di così se avessimo avuto fortuna, magari, no? Su aver fatto gol all'ultimo minuto, si sarebbe parlato di cuore. Ma io voglio sottolineare anche la grande qualità del giocatore di questi ragazzi. Anche oggi cambio azzeccato. Ma guarda, io ho una grande fortuna. Sabato scorso, oggi. Non è una cosa casuale. No, ho una grande fortuna di avere degli esterni fortissimi. E allora loro sanno che in qualsiasi momento possono essere determinanti. E questo è quello che sto cercando di inculcare ai ragazzi. Non basta la quantità di gioco, ma l'importante è la qualità. Uno può entrare anche 5 minuti e può farti la differenza, sapendo che se in quei 5 minuti che l'allenatore ti dà a disposizione fai il menefreghista, la prossima volta passi alla panchina della tribuna. E allora questo è quello che stiamo cercando di far capire a questi ragazzi. Ma fino a questo momento solo grandi meriti a chi subentra. Vediamo il tempo previsto per domani su Crotone Provincia. Si prospetta molto nuvoloso, visibilità ottima e vento di 20 nodi, 22 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo, 16 gradi la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio. Tempo, vento da sud-ovest, forse due isolati temporali, visibilità discreta, mare mosso, tendenza, vento da sud-ovest, forse 6 e isolati temporali. Bene, la nostra informazione oggi termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.